Innanzitutto bisogna ricordarsi che formazione continua ha un grande presupposto, che le persone siano protagoniste dei percorsi formativi. Quindi quello che si può fare come HR, come coloro che gestiscono le risorse umane, è far sì che ci siano i processi migliori, i processi più avanzati, ma anche quelli più coerenti con le finalità dell'azienda e gli interessi delle persone. Poi però le persone devono essere le protagoniste in questi momenti. Stiamo vivendo delle transizioni assolutamente importanti. Prima si parlava di transizione digitale, che ovviamente non è scomparsa, continua e accelera sempre di più, però alla transizione digitale poi si è associata la transizione ambientale e quella energetica. In queste transizioni bisogna assicurarsi che intanto non si lasci nessuno indietro, quindi che non si creino dei divari all'interno delle organizzazioni e anche all'esterno delle organizzazioni. E poi in questo percorso attivare le persone, attivare perché le persone siano veramente quelle protagoniste del cambiamento in una logica di apprendimento continuo. È quello che stiamo cercando di fare, che continuiamo a fare già oggi e nel nostro piano industriale.